Coscienza benedica, Don Calogero, baciamo le mani. Buongiorno. Ma che si sente male? Prima, ora sta meglio. A me sembra morto. E se io ti dico che è vivo, tu che dici? Ah, che è vivo. Venite avanti. Con lui sto parlando, no con te. E allora come? Vivo, vivo. Buongiorno, signor morto, come sta? Anch'io sto bene. Mi compiaccio di vederla in ottima salute. La sua famiglia sta bene. Mi saluta la signora. Ha detto che aveva un appuntamento urgente e se n'è andato. Bravo, bravissimo. Sì. Siete due ragazze di sostanza e vi voglio premiare. Davvero? Una volta mi avete detto che volevate fare parte della nostra organizzazione, vero? Altro che. Allora vi potete considerare picciotto d'onore. Sul serio? Io non scherzo mai. Non scherza mai. Sono tanto serio che se mi guardo allo specchio mi viene voglia di farmi la condoglianza. Ciccio, sentiste? Due picciotte siamo. Grazie, saremo degni della vostra fiducia. Me lo auguro, perché due picciotte d'onore non debbono avere orecchie. Che hai sentito? Un colpo te lo pare? Io no, e tu? Niente. Nemmeno lui. Non debbono avere occhi? Che hai visto? Morto. Io, non ho visto morte da quando sono nato. Non debbono avere bocca. Basta così, avete superato la prova. Venite stanotte al vecchio molino che vi do il primo incarico delicato. Grazie, Don Calogero, grazie. Un padre siete per noi. Prima di tutto viene la mamma. Ma noi orfane siamo. Da questo momento la mamma per voi è la nostra onorata società. Grazie. Potete andare. Grazie, grazie. Scusasse, Don Calogero, ho saputo che siamo tutti qui riuniti per ammettere nell'organizzazione Ciccio Spampanato e Franco Fesichella. Vero è? Sì, signore, perché? Se permettete, Rosario vi deve dire qualche cosa in proposito. Può osare? Osa. Forse non sapete, ma Ciccio e Franco sono due vigliacchi che se la fanno sotto e alla prima occasione ci mettono poco a spifferare tutto quello che sanno. Come ti permetti?
Don Galoggero, io licenza vi chiesi e voi gliel'avete data. E io solo di osargli permesso, non di darmi del cretino. Lo so bene che Franco e Ciccio sono due cacasotto e dato quello che hanno visto vanno necessariamente eliminati. E io voglio prendere due picciotti con una fava. Questa valigia contiene l'oro che la mamma, come al solito, manda ai figlioli francesi. Ma la mamma brutte notizie ha ricevuto. I figlioli di Francia cattivelli sono. Si vogliono riunire tra di loro e fare tutta una famiglia senza ricevere ordine dalla mamma sicula. Però loro, per le spese di organizzazione, sempre lo vogliono. E noi ce lo dobbiamo mandare. E noi dobbiamo mandare loro a quei traditori e a quei Giuda schifosi. Oh! Calma, noi manderemo loro che la mamma ha già preparato per i figli cattivelli. Questa valigia contiene 20 kg di tritolo innescato. 20 kg di tritolo ad orologeria caricato appositamente per l'ora del rimprovero della mamma. Nel pomeriggio di venerdì, all'ora fissata per la riunione, questa valigia scoppierà. E il rimprovero della mamma raggiungerà i figli cattivi. Chi porterà la valigia? Ciccio e Franco. Chi salterà in aria assieme agli altri? Ciccio e Franco. E così avremo tanti figli cattivi in meno e due testimoni oculari eliminati. Bravo, a nome di tutti. Bravissimo. Grazie. Complimenti. Fate passare quei due. Mi raccomando, muti. C'è permesso? Avanti, picciotti, venite avanti. Hai comandi, Don Calogero. Serve vostre. Cioè, uomini d'onore non ci sono né serve né padrone, siamo tutti amici. Gentilissimo, eh. Dunque, questa valigia contiene l'oro che ogni anno la mamma manda ai figli francesi. Io l'affido a voi. Come vedete, incarico di grandissima importanza. Io l'affido a voi, dicevo, perché voi due la portate direttamente a Parigi. A Parigi? Sì. A Parigi? A Parigi! Ma dove sono andato a finire? Don Galoggero! Ma dove siete nascosti? Ma... Don Galoggero, dove siete andate? Niente, a prendere una boccata d'aria. Allora consegnerete la valigia nelle mani dei picciotti francesi nel venerdì pomeriggio alla riunione di cui ancora non hanno scelto il posto. A Parigi ci sono due picciotti d'onore molto fedeli alla mamma. Uno è questo che ve lo presento. Si chiama Totò Faccia Tagliata per via di questo sfregio che ha sulla guancia sinistra. Potrei avere un ingrandimento. Non puoi avere niente. Sarei il primo a prendere contatto con voi altri e indicarvi il posto e l'ora della suddetta riunione. Voi due l'aspetterete nel vostro albergo di Parigi. Parigi! Parigi! Ma andiamo da voi a scappare. Don Calogero! Don Calogero! Ma... Io lo so dove siete andati, a prendere una boccata d'aria. E intelligente sei. Vi ripeterò le istruzioni in modo che sappiate esattamente quello che dovete fare quando sarete a Parigi. No! Ti ho fottuto stavolta, figlio mio. Mi fottevo. Dunque, ascoltatemi bene. Entrerete nell'aeroporto di Palermo di notte, darete meno nell'occhio. Vi sceglierete un posto appartato e ve ne starete tranquilli, tranquilli, ad aspettare l'ora della partenza. Senza mai perdere di vista la valigia. Alle 8 di mattina parte l'aereo per Parigi, quello che dovete prendere voi due. Posto e biglietto sono già prenotati. Salirete puntualmente insieme agli altri passeggeri, cercando di essere spigliati e disinvolti. Mi raccomando, evitate di farvi notare. Comportatevi da veri signori. Le dia 50 lire del resto. Si è offesa. Per forza, si danno 100 lire. Prendendo posto sull'aereo, state bene attenti a mettere la valigia in modo che non abbia urti e che non cada. Le sue dimensioni sono studiate appositamente perché possa essere portata come bagaglio a mano. Non l'abbandonate un momento. Ricordate, contiene l'oro della mamma. E non date confidenza agli estranei. Siate riservatissimi. Prego. Una caramella? Vuoi? Sì, grazie. Lei, signore? Grazie.
No, grazie. Ma quanto costa? Niente, sono offerta dalla compagnia. Ma signorina! Signorina! Signorino stessa! Invece di darci le caramelle ci dà due fischietti. E che siamo alla fiera. Ma che dice, signore? Lei forse ha voglia di scherzare. Su, la prego, mangi la sua caramella. E anche lei. Ma che caramella, senta! Ma caramelle sono, scusasse. I signori passeggeri sono pregati di allacciare le cinture e di non fumare. Grazie. Les passagers sont priés d'attacher leurs ceintures et de ne pas fumer. Merci. Shanghai, Hong Kong. Prego. Merci. Tutto qui? Sì, signore. E secondo lei noi siamo tre gemelle che mangiamo la stessa cosa? E poi io mangio leggero, ci ho la senovita. Come sarebbe, signore? Senta, tagliamo corto. Mi porto un bel piatto di melanzane, dei fagioli all'uccelletto, delle olive farciate, tre quarti di vino, una gazzosa e un panino piccolo così. Non è possibile. Hai sentito? Non è possibile. Ci mangiamo questa menestra o ci buttiamo dalla finestra? Io mangio. E io ti seguo. Buon appetito, signore. Grazie a lei. Che cos'è questa cartuccia? Cartuccia? Ah, il sale. Ci vuole un osso su fottino. Buon appetito, signore. Hai sentito cosa ha detto? Sì. Buon appetito. Ci spotta magari. Lascia perdere, non dare confidenza. Senta, ci dissero di non dare confidenza e noi confidenza non ne diamo. Ci ordinarono di essere riservatissime e riservatissime siamo. Ma fesse no! Mossia si pigliò il pollo e noi non abbiamo parlato. Ma se si dovesse prendere il dolce, parola mia d'onore, ci taglia la faccia. E rete pure, stufetoso. No, 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 no. Una tombolata gli do. Fammici dare una tombolata. No, no, non si offende, era solo uno piccolo scherzo. Dice che sono così uno scherzo. Tanto per tenermi in allenamento. Ah, sì? Io sono il favoloso Mish. Favoloso Mish. Illusionista, prestidigitatore, giocoliere e grandissimo artista di fama mondiale. Mi esibirò a Parigi. Sì. E voi verrete a vedermi, spero. Non si preoccupi, verremo. Però prima dobbiamo fare un lavoretto per la mamma. Mm. Dobbiamo consegnare una valigia ad alcuni amici. Riservatissime siamo, ce l'ordino Don Calogero. Quindi non ci faccia domande e mangi tranquillo. E se faccia i fatti sì, suoi, ha capito? Sì, molto capito. Attenzione, prego. Passeggeri in arrivo col volo all'Italia 135 proveniente da Roma sono pregati di recarsi all'ufficio dogana. Attention, s'il vous plaît. Monsieur Georges Duval, en départ pour Hambourg avec le vol Scandinavian Airlines numero 129 è prié de se rendre alla dogana di Parigi. Non vi preoccupate. Uno dei doganieri è un picciotto che vuole bene alla mamma. Vi riconoscerà e vi farà passare. Attention s'il vous plaît. Arrivée Pan American, vol numéro 418 provenant de New York. Attention please, arrival Pan American, flight number 418 from New York. Thank you.
è il favoloso Misha. Uscite dall'aeroporto, prendete un tassi. Fatevi portare direttamente in albergo, capito? Appena arrivati all'hotel des Étoiles, andate dritto dal portiere. La vostra camera è già prenotata. Ricordate, siate sempre riservatissimi. Nessuno sarà al corrente del vostro arrivo. Un arrivo segretissimo sarà. Avete bisogno di niente, signori? Nientissimo. Sogni d'oro, allora. Merci. Bella, grandissima è. E che letto. Sai che dormita. Fantastica. E lì che c'è? C'è pure il bagno. Perché? Ma... Sai che ti dico? Poso la valigia e ci andiamo a godere Paris la nuit. Eh? E ti dimenticaste gli ordini? Intanto l'appuntamento è venerdì, dopodomani. Ci a Parigi siamo. Donne bellissime, vestite di spogliato. Ci aspettano in tutte i night clubs di Parigi. E tu osereste fare uno sgarbo alla mamma? Ti ricordi gli ordini? Aspettare dovete. Don Totò faccia tagliata si metterà in contatto con voi. E se quello della faccia tagliata non si fa vivo, noi che facciamo? Aspettiamo e basta. Io mi metto in libertà. Ciccio! Che c'è? Ciccio, l'armadio! Non hai mai visto un armadio? Guarda! Ma che c'è? Guarda! Dorme, è morto. E chi è? E non lo vede, faccia tagliata, la mamma francese. Ma non si doveva presentare vivo. E invece si è presentato morto. E adesso che facciamo? E chi ne so? E qua l'unico che ci può aiutare è Don Calogero. Ma ci disse che non possiamo metterci in contatto con lui per nessunissima ragione. E già, ci disse di fare conto di non averlo mai visto né conosciuto, ricordi? Voi non mi avete mai visto né conosciuto, mi spiego? Proibito, non proibito, io ci telefono. Non possiamo stare qui col morto, mamma, che giochiamo a 3-7? Pronto? Pronto? Allò? Chi è allò? Pronto? Signorina, telefonata internazionale, con la Sicilia. Sì, precedenza assoluta. Si tratta di cosa delicatissima. Siamo due sconosciuti, capite? Due sconosciuti da Parigi, capite?
Don Galogero, noi non vi conosciamo, come ci avete ordinato voi? Ma che state dicendo? Ma che schifo state dicendo? Ma perché non li ho sparati prima a ste due imbecille? Pronto? Pronto? Se ci siamo permessi di disturbarvi, benché sconosciute, è perché la cosa è gravissima. La mamma francese, ossia mi capisce? Sì, alla mamma francese gli hanno prodotto una ferita da taglio alla massa scapolare centrale. Non guaribile perché è morta. Orfanelle siamo. Don Calogero, ossia ci capisce? Se ci trovano con lui, finiamo in galera. Orfanelle e arrestate. Silenzio, basta! Avete parlato già troppo. Fate sparire, capite? Prima di tutto fate sparire Don Totò e acqua in bocca. E assolutissimamente non vi permettete più di telefonarmi. Noi non ci conosciamo. Che disse? Disse che dobbiamo fare sparire il morto. Ancora là, come si fa? Non lo so. Il bagno. Ma dove lo mettiamo? Ciccio, qua c'è un bottone, fosse tremendolo se apre una botola. Non era una botola. La luce se ne andò. Hai toccato qualche altro bottone? Io non ho toccato niente. Hai un fiammifero? Sì, ce l'ho in tasca, ma al buio non lo trovo. Non fare il cretino. Ah, ecco, è ritornata. Oh! Mettiamolo qui, piegato in due con un asciugamano sopra. Sì, faccio questo. Vai, vai, vai. Ciccio! Che c'è? Il morto se n'è andato! Non c'è più. No! Allo? Pronto? Voi pazzi siete? Pazzo o ubriachi? Attenzione disgraziatelle, non scherzate con Don Calogero, perché a prendere in giro Don Calogero significa finire male, molto male. Prendervi in giro Don Calogero non ci permetteremo mai. Non è uno scherzo, credeteci. Insomma, qui lui, la mamma, non c'è più. Scomparso, eh! Sentitemi bene. Lì a Parigi ci sta un altro amico fidato. Io gli farò sapere che voi lo andrete a trovare e lui vi darà la notizia che ci riguarda. Voi ci andrete domani nel pomeriggio alle 6, capito? E adesso scrivetevi l'indirizzo. E ricordatevi bene che se vi passa per la testa di farmi ancora una telefonata è segnata la vostra condanna a morte. Avanti, scrivete l'indirizzo. Scrivi, eh? Un momento. Pronto? Rue. Rue che? Scrivi Rue, Rue. Rue des Escargot, hai scritto? Due Escargot. Numero 83. Come? Un negozio di mobili. Ah, di mobili antichi. Lui si chiama Alfonso. Onzo. Va bene, state tranquillo e seguiremo. Domani sera alle 6. Ancora è presto? Sì, baciamo le mani. Hai scritto? Sì. Tutto? Tutto, tutto. Rileggi. Senti, leggilo tu perché io non ci capisco niente, è scritto troppo brutto. Cretino sei. Dove è scritto? E così dobbiamo stare sino a domani alle 6 qui. Chiuso qui dentro. Come due galeotti. A Parigi. E che ci vuoi fare? Mannaggia, fare i picciotti è troppo faticoso. Però è un grande onore. Tutto per colpa di quest'oro maledetto della mamma. Oro. Ciccio, ma tu l'hai visto mai tanto oro messo assieme? No. Gli vogliamo dare un'occhiata? Ma che dici? Sarebbe uno sgarro. Ma nessuno ne sa niente. Mica siamo noi a dire a Don Calogero, Don Calogero, noi stiamo aprendo la valigia. Io un'occhiatina gliela do. E va bene, fai come ti pare. La responsabilità è tua. Io non guardo. Apro o non apro? Io apro. Ciccio, io non guardo. Ciccio, l'oro della mamma non è oro. Che vuoi dire, ubriaco sei? Guarda.
un portafarfalle, oro è. Un tegamino, oro è. Un portacandele, oro è. Un portacassate, oro è. Guarda! Una scatola per scarpe. Ci manca che ci sponda pure un coniglio. Arrivò! Un coniglio, bello bello! Ma questa non è una valigia, è un giardino zoologico. E dei fazzoletti. Io non ci capisco niente. Fazzolette che cambiano colore. Roba da maghi. Oh no, io non sono un mago. Ma no, tu cretino, il proprietario della valigia. Miscia. Il favoloso Miscia, quello dell'aereo, la valigia è sua. Scambio di valigia c'è stato. E ora? Ora bisogna ritrovare la valigia con loro, sennò Don Calogero ci fa a pezzetti. E dove lo troviamo, sto favoloso figlio di un Miscia? Dove lo troviamo? Nei teatri, nei locali, nei night clubs. Vogliamo domandare ad allo? Riservatissimi dobbiamo essere. Forse nei giornali. Sai leggere i giornali francesi? Solo le figure. Non ci rimane che cercare in tutti i locali di Parigi. In tutti i locali di Parigi? Allora bisogna vestirsi a festa, ci penso io, aspetta. Vedrai come saremo eleganti col vestito della festa. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? Ah, mais cette valise, monsieur, il faut la laisser dans la garde-robe. Oh, c'est le valigeon. Monsieur, vous désirez? Qualcosa. Ah. Compris? Piccola cosa. Ah. Bere. Ah, ah, boire. Naturellement. Mais alors du champagne, monsieur. Et voici, mouette gandourve, fricot, pipère, moum, vieille réserve, demi-sec, Abel le pitre, cordon rouge, ouvrez. Vuole ripetere? Mouet chandon, de fricot, piper, moum, vieille réserve, demi-sec, cordon rouge e pommerie. Risponda lui. Nussi, mio garçon, vogliamo una bibita, capisci? Una bibita in due. Tu all'estero non puoi viaggiare, non comprendon. Due bibiton, pur mo allù. Facilissimo, ora te lo dimostro, è come una belancia. Guarda, il primo si mette qui, il secondo salta e questa vola. Sì, ma è un numero difficilissimo, ci vogliono acrobatici bravi. Tu non hai capito niente, ognuno il suo posto. Questo è il primo e si mette qui, il secondo si batte di cossa. Scusasse? Patata fu. Belle donne fotografate. È il quarto locale che visitiamo, la pancia gonfia di bibite. Però abbiamo visto tanti spettacoli. Questa Parigi, al caso mio, mi sento un playboya. Sì, se ti sente Don Calogero divento un playboya morto. Ah, sì. Un'informazione, lavora qui un favoloso Miscia. Miscia? Wie ist das? Darüber weiß ich gar nichts. Manchmal die Direktion ändert alles am letzten Moment und gibt mir keine Auswahl darüber. Wenn Sie persönlich darüber sicher sein wollen, bitte, treten Sie rein. Halt!
Brecht, Schreit, Einzin! Bonsoir, messieurs. Ah? Scusi, un certo Misha travaglia a chi? Misha? No, no, monsieur, non conosco. Però conoscete Moscendovi, Vagliacopi, Permur, Golden Rouge e Pomeroy? Sì, oui, monsieur. Ci portasse due caffè. Suppone che tu fossi al posto suo, che faresti? Io non suppongo, guardo la realtà, alle cose vere. D'accordo, ma un po' di fantasia ci vuole. Vedi, nella vita ci sono le cose vere e le cose supposte. Le cose vere le mettiamo da una parte. Le supposte dove le mettiamo? Quelle donne per un uomo solo. Vorresti essere come lui? No. Perché? Perché quello è un... Un che? Un eunuco. Ah. Ciccio. Eh? Che significa eunuco? Sì, eccellenza, gliel'ho già detto. Stia tranquillo. Quando sono arrivati erano già sotto il controllo di quelli che conosciamo, o meglio, che vorremmo conoscere. Appena entrati in camera, hanno trovato il cadavere. Ah, sì, già identificato. È evidente che lo scopo degli altri è quello di incriminarli. Io, per non incriminarli, ho fatto sparire il cadavere. Eccellenza, noi dobbiamo arrivare ai capi, e sono convinto che questi due cretini ci porteranno fino a loro. Come? Ah, ma certo che sono sotto sorveglianza, strettissima. Sono seguiti e fotografati ad ogni passo. Ho qui il resoconto fotografico di ogni loro azione. Alle 9 si sono svegliati e hanno telefonato ordinando la prima colazione. In francese. Suppongo che il loro francese non dovesse essere perfetto. Alla fine sono riusciti ad intendersi con un cameriere e hanno ordinato le petit déjeuner. La piccola colazione. La loro piccola colazione. Alle 10 del mattino hanno comunicato al centralino che entravano in bagno per lavarsi le estremità e che non volevano essere disturbati. Sono usciti dal bagno alle 5 del pomeriggio. Ma sì, eccellenza, stia tranquillo, ho un mio piano, non li perderò di vista un solo attimo. Metterò al loro fianco due angeli custodi. D'accordo. D'accordo, agli ordini, eccellenza, agli ordini. Comandi, commissario. Mandatemi le agenti scelte Jacqueline e Clementine. Subito, commissario. Il pedinamento di quei due dell'albergo des Étoiles continua? Incessantemente. Ci comunicano che i due stanno dirigendosi verso Rue des Escargots. Bene, basta così. C'è una missione molto delicata da compiere. Agli ordini, signor commissario. Prego. Io vi so molto abili e perciò ho scelto voi per un incarico che richiede segretezza, tatto e diplomazia. Si tratta di stranieri. Ora vi spiego, ascoltatemi bene. Don Alfonso! Ma qui non c'è nessuno. Lasciamo le mani. Don Alfonso, voi qui eravate. Don Alfonso, noi siamo i picciotti mandati da Don Calogero. Voi rappresentate la nostra mamma francese. Ci dovete dare le informazioni. Così ha detto Don Calogero.
Don Alfonso, vi siete arrabbiato perché siamo entrate così. Scusate, siamo un po' ignorantelli. Ci dovete perdonare. Ribaciamo le mani. Mamò, Ciccio, vedi? Morto, eh? Il coltello. Due. Il coltello. Telefono a Don Carocci. Chi è? Ascoltate. Da dove viene questa voce? Queste notizie sono per voi che le cercate. In caso la mano dei traditori mi avesse raggiunto prima del colloquio con voi, sappiate che l'incontro avverrà domani come previsto e avrà luogo a Saint-Tropez, a bordo di un panfilo, il Camellia, che sarà attraccato al Molo Grande vicino al faro. Prima di andarvene, distruggete il nastro di questa registrazione. Addio. Sì. Dite a Don Calogero che io sono stato fedele fino alla fine. Baciate la mamma per me. La baceremo. Sarete servito, hai capito? Prima di morire ha messo la sua voce nel disco. E ora che facciamo? Distruggiamo il grammofono. Ci penso io. Ecco fatto. A Saint-Tropez. Il Camellia. È lì che dobbiamo portare la valigia. Ma quale valigia? Quale valigia? Questa, dove ci sono i fazzolettini, gli uccellini e magari i conigli. Senti, abbiamo un giorno e mezzo di tempo. O troviamo la valigia nostra o siamo fottuti. Passiamo le mani. Bonsoir, monsieur. La mallette, s'il vous plaît. Verboten! Excuse me. Lavora qui il favoloso Miscia? No, signore, non lavora qui. Ma lei parla italiano? Sì, signore, io sono corso. Ah, sì? Sì. Allora corriamo anche noi. Guarda. Vedeste, Ciccio? Vidi. Parlano di noi. È inutile, che te lo dici che ci stanno? Ci stanno, Ciccio, ci stanno. Due ragazze sole di notte sedute ad un tavolo del night club e se sono poco allebbate. Come? Allebbate? Tu corri troppo. A Parigi non è come da noi. Vedi come ci sorridono? Non resistono al nostro fascino mascolino. Buttiamoci, Ciccio, buttiamoci. Ma che ti butti? Guarda quelli come ballano bene. Io non so ballare. Sono solo una mazzurca, forse. Sarà il ballo delle cimici. Vediamoci, se no se le soffia. Non facciamo fesserie. Non te ne occupare. Permesso? Permesso? Come sei pallido. Permesso? Signorine e mademoiselle, se permettete vorremmo fare la vostra conoscenza. Come vi chiamate? Jacqueline e Clementine. Jacqueline e Clementine. Franchino e Cecino. Siamo da Tranzaco. Desiderate qualcosa? Ecco, noi... Noi vorremmo, diciamo così... Siamo avventizi. Un dancing. Un ballo. Toglietemi una curiosità, siete italiani, vero? Sì, che lo sono, bella mia. Ai. E come mai vi trovate a Parigi? Avete qualche incarico? Voglio dire, incarico commerciale. Ho l'incarico di amarti. Quando ripartirete? A chi parte più? Qui restiamo. Ah, siete a Parigi in missione, diplomatici. Ambasciatore dell'amore siamo. Bella, la tua bellezza mi affascina. Giacquina. Oh. Ma che fai? Stavo cadendo. Mio.
signori, siete troppo focosi, troppo irruenti, no? Scusassi. No, scusatemi voi se mi permetto di intervenire, ma prima fate un po' di amicizia con loro, parlate di voi, non so, per rompere il ghiaccio. Grazie. Vogliamo riprendere movimento. Bambola, vogliamo rompere questo ghiaccio? Vuoi che te parli un po' di me? Sì. Dal primo momento che t'ho visto ho capito subito che tu eri la donna del mio destino. Portami con te, sono in giù in Sicilia. Fai di me quello che vuoi. Ah, esagerato. Poverino. Caro, parlami un po' di te. Io non parlo, sono un silenziatore. Oh no! Sei impazzito? Ma chi l'ha ordinata sta roba? E che ne so? Mi sono permesso di ordinare io. Lasciatevi consigliare da me che sono parigino. Fatele bere molto. La parigina quando ha bevuto molto, apriti cielo! Dice che offre tutto lui. Allora possiamo bere. È tutto gratuito. Cincella! Franco, non dimentichiamo il dovere. Ricorda la valigia. Io me ne fotto della valigia. Non dire fesserie, dobbiamo cercare il favoloso Miscia. Io me ne fotto del favoloso Miscia. Chi cercate? Posso esservi utile? Ma che vuole da noi questo tizio? Io me ne fotto di questo tizio. Ho capito, andiamo. Andiamo un altro po'. Te ne vuoi andare, caro? Vuoi lasciarmi sola? E se ho ben capito, per una valigia. Ma sì, me ne fotto di sta valigia. Ciccio, la mia incomincia ad amarmi. E la tua? Pure la mia. Senti, bisogna toglierci dai piedi quel tizio che mi è già antipatico. Mi piaciste. Perché non li portiamo in un altro locale? Ma... Non ti preoccupare, domani mattina non faremo la piccola colazione. Ce ne andiamo. Arrivederci e grazie da tutto, eh? Arrivederci. Au revoir. Au revoir. Miscia mai conosciuto. Ma scusa, adesso non si aspetta più che un ordine. Non farci caso, un proverbio francese dice accepté avant de demander, che vuol dire più o meno se ti offrono qualche cosa, prima accettala e poi casomai domanda. Coraggio, bevi, questo champagne è delizioso. Vabbè, ma chi paga? Non essere noioso. A me piacciono i ragazzi di spirito e questo spettacolo è meraviglioso. Andoa.
Buonasera. Cameriere? Cameriere, altre due bottiglie. Subito, signor commissario. Una sigaretta? Franco, sto libertino poliziotto, eh. Io me ne ho fatto del libertino. Caro, dove vai? Vuoi che ti accompagni? No, aspetta. Garçon? Scusa, di un po'. Come è chiamata quello lì? Credo con il suo vero nome, commissario Dupont. Il terribile Dupont della Sûreté. E chi non lo conosce? Io. E chi lo conosceva? Scusateci se abbiamo parlato fra di noi, ma si trattava di una scommessa. Ah sì? Interessante. Dicevo al mio amico che io la conosco e che magari lei è il commissario Dupont. No, niente di più falso. Mi chiamo François Moriel. Ma cosa avete da temere dal commissario Dupont? Niente, ma è meglio non averci a che fare, poliziotto della polizia. E magari poco poco antipaticissimo. Per quanto mi risulta, il commissario Dupont è degnissima persona. Sì, degnissima da essere accompagnato a Pireda. Cosa? Le spiego subito. Facciamo finta che lei è il commissario Dupont. Sì, sì. E mentre Possia va a casa, noi l'accompagniamo per tutta la strada a distanza. A un certo punto il mio amico Ciccio chiama. Commissario Dupont! Come vi permettete? Non voglio dire come vi potreste permettere se in realtà fossi il commissario Dupont. Eh? Franco, eh? Commissario, eh. Scappare bisogna, ricordare le parole della mamma. Alla larga dalla polizia, capito? Alla larga dalla polizia. Ragione hai, Amonini. Non andranno molto lontano. Franco. Il telefono, sveglia. Occupato. Pronto. Dice che è un certo Alò. Ah, sembra lui che telefona. No, questa volta è una femmina. Chi allo sei? Eh? Al Boa di Bologna. Ah. Ma chi parla? Ah, Clementina. Clementina, Clementina. Va bene. Va bene, non mancheremo. Uomini d'onore siamo. Clementina, la mia bella Clementina, cosa è successo? Le ragazze di stanotte ci vogliono parlare. E perché non saliscono? Non possono, ci aspettano al Boa di Bologna. Bologna, vicino alla Torre di Pisa. Ma no, Bologna, dicono che è un bosco di Parigi. Io non ci capisco niente, però le ragazze si sono ricordate di noi. È inutile, quando una ragazza mi ha conosciuto non si scorda più di me. Sono indimenticabile. Se Don Calogero sapesse che con tutti i guai che abbiamo andiamo dietro a Clementina e a Giacchialina, poveri noi, ricordi? Uno dei più grandi pericoli di Parigi è la femmina. In ogni femmina si nasconde un nemico. Io non ricordo niente, so solo che le ragazze ci stanno aspettando e vado. Andiamo. Ah-ha.
E perciò vi vogliamo dire la verità. Vedete, è stato un vero piacere conoscervi. Ma purtroppo non ci potremo più incontrare. Ma perché, dico io? Ma perché? Ecco, è difficile da spiegare. Voi forse non ci crederete, ma ieri sera Clementine e io era la prima volta che andavamo in un locale notturno. E vabbè. Insomma, voglio dire, noi siamo due ragazze di buona famiglia. E non vorremmo che, giudicando dalle apparenze, vi faceste un'idea sbagliata e ci prendeste per degli entre-nous. Ma chi è che dubita della vostra onestà? Parola mia d'onore che gli taglio la faccia, chi è che dubita? Zitto, calmati, calmati, ma che hai capito? Niente. E allora stai zitto. Ragazzi. Pardon, signorine e mademoiselle. Noi non siamo due cretini, nonostante la sua faccia. La mia. E abbiamo capito subito che siete due ragazze per bene. Anzi, vi chiediamo scuse per ieri sera se abbiamo esagerato, se abbiamo alzato anche il gomito. Oh, il mio padre. Padella. Ah, così che ogni equivoco è stato chiarito. Allora perché ci volete lasciare? Oh, ma per quello che vi abbiamo già detto. Noi siamo due ragazze per bene. Voi non siete i nostri fidanzati, non vi conosciamo nemmeno. Potreste anche essere sposati. Ah, sposati no. Abbiamo avuto molte richieste, ma noi non abbiamo accettato. Può darsi, ma per noi siete sempre due estranei. No, ma se per questo rimediamo subito, vieni. Se ci accettate, abbiamo deciso di fidanzarci con voi. Oh, Jacqueline e io siamo veramente molto felici. E per forza, dove trovavate due fustacce come noi in Francia? Complimenti, ragazzi. Bravi. Complimenti vivissimi per il buon gusto che ci avete. E sarete di parola? Voi siete stranieri. Domani potreste anche lasciarci. Noi uomini d'onore siamo. E qualunque cosa succeda non perderemo la faccia. E nemmeno la faremo perdere a voi. Siete gentili. Ma è un po' imbarazzante essere fidanzati a due uomini che conosciamo appena. Noi non sappiamo nulla di voi. Che cosa fate, perché siete qui. Insomma, nulla. Ciccio, ce lo diciamo. In fin dei conti sono nostre fidanzate. Un giorno al paese nostro ci fu un colpo di lopara vicino alla cascata. Ci chiamò Don Galogger e ci consegnò la valigia della mamma. E ci disse: imbecilli, sono due imbecilli, come supponevo. Chi? Ah, i pesci grossi? E cominciano ad affacciarsi, ma non direttamente. Per ora agiscono tramite Fifi, il marocchino. È sempre presente dove sono i due. Ah, già identificato. Sì, ho anche una sua fotografia. Ed ho fatto esaminare la valigia. Contiene roba di un prestigiatore. Sì, sì, uno scambio involontario. No, non lasciamo che siano loro a recuperarla. Tanto sorvegliati come sono, nessuno può portargliela via prima di noi. Certo, quell'oro è la nostra esca. E poi di un'altra cosa sono certo. Uccisi i due che fungevano da tramite, ora tenteranno di uccidere loro per impossessarsi della valigia. D'ora in poi i nostri sforzi dovranno mirare a salvare la pelle di questi due cretini. Qui a Parigi li ritengono molto informati. E per questo la loro condanna a morte è stata firmata all'unanimità. Sì? Qualcosa da bere. Che bevete? Per me e per la mia amica due whisky. Noi beviamo da loro. Tre bien, monsieur. Stasera non c'è il commissario che paga. Quel commissario è molto gentile, molto alla mano. Alle manette. Ciccio, potresti stare attento dove metti i piedi. Mamma mia. Continua ad ingrandire. Franco, ho l'impressione che questo whisky sia un po' forte. Tutto il whisky francese è forte. Allora abbiamo fatto bene a prendere due bicchieri in quattro, ma a quanti gradi ha? 47. Ah, 47 da noi è morto che parla. Eppure da noi. Pure da loro. Ma
me queste ballette rosse non mi piacciono, non mi divertono, non mi dicono niente. Noi ci siamo abituati, anche dalle nostre parti si balla così, specialmente nelle vendemmie, nelle mietature. Io le trovo divertenti, e tu? Anch'io. Io direi che più divertente se andassimo a bere un whisky tranquillo tranquillo nel nostro albergo. Jacqueline, noi ce ne andiamo che, via. Che ho detto? Non capisci, le hai offese. Proprio così. Se avete dei secondi fini, farete molto bene a cambiare idea. Non andiamo in nessun albergo noi. Scusate, perdonato, è un misero emigrante periferico. Mi scusi, milord. Prego. Io volevo solo dire che, essendo fidanzati, non c'è niente di male se andassimo a bere un whisky nel nostro albergo. Jacqueline? Ho capito, ce ne andiamo via. Cosa ho detto? Per cosa è poco? Scusate. Così poco? Ma ringraziate Dio che siete i nostri fidanzati e che vi vogliamo bene. Altrimenti vi avremmo già dato una lezione coi fiocchi. Hai capito? Ringraziamo Dio che siamo i loro fidanzati, sennò ci prendevano a pugni a schiaffi. Scusate, non dirò più niente, state seduti. Guardiamoci lo spettacolo. Non parlo più. Però queste ballette rosse non mi piacciono. Al signore non piacciono balletti russi, pardon? Al signore che gliene frega, pardon. Non ci piace si parli male dei nostri balletti. I balletti sono un orgoglio della nazione. Insomma, se a me i vostri balletti non mi piacciono, voi che fate? Ha detto che se non mi piacciono mi dà uno schiaffo. Non possiamo perdere la faccia di fronte alle nostre fidanzate. Restituiscigli lo schiaffo. Vediamo che fa. Pardon? Hai visto che ha fatto? Vidi. Anche a te non piacciono balletti rossi? Anche a lui non piacciono i balletti rossi. Ma fatti i fatti tuoi! Ciccio, mi è venuta un'idea. Perché non offriamo due sedie ai signori così si siedono e ragioniamo con più calma? Che vuoi ragionare? Ricordi a Messina, ricordi? Scusate. Scusate. Il signore si vogliono accomodare, prego. Prego. Vedi? Vedo. Mi è terribile, sono. Già. Guarda un po', per un balletto che non mi piaceva, cosa è successo? Che se non tagliamo la corda qui ci restano tutti. Ce ne andiamo in albergo e ci chiudiamo lì. E le fidanzate le lasciamo qui. Quelle ci amano. Ma che le vuoi portare in albergo? Allora non hai capito che appena sentono la parola albergo ci piglia la pugna a schiaffo. Ma noi non ci dobbiamo dire che il nostro albergo dov'è. Noi dobbiamo provare a dire che è un'altra cosa. Insomma, inventiamo una scusa. Va bene, capisci? Proviamo, proviamo. La valigia. Violenza.
Mezzogiorno, La polizia! La polizia! Pronto, è andata male. Poi vi spiegherò. Per ora sono riusciti a scappare. Sono sicuro che si sono diretti all'hotel. All'hotel! Io ancora non sono riuscito a capire perché quel tale voleva la nostra valigia. Tanto anche se la rubavano, sai che sorpresa ci trovavano. E voi cosa avreste dato al favoloso Misha in cambio della sua valigia? Già, intelligentissime sono. Grazie, ma piuttosto diteci, dove ci state portando? Ma perché fate tanto i misteriosi? Che misteri? Stiamo andando un momento... Diglielo tu. Albergo. Chiaro. Siamo arrivati. Ciccio, ci siamo. Le ragazze sono entrate. Facciamo da San Volte. Prende la chiave. Secondo piano, camera 15. Ciccio, accenda la luce. Che? Un momento, ragioniamo. La colpa è sua. Ma che maledizione. E vabbè. Non lo faremo più. Che donna della casa. E va bene, non dovevamo portarvi qui, scusate, però fidanzate terribile siete. Questo è quello che dovremmo fare con le nostre fidanzate. Ciccio, questo è quello che fanno le nostre fidanzate con noi. Mio nonno mi diceva sempre, quando una donna picchia un uomo è segno che la trascura. Ma che sta? Ci hanno abbracciato. Siamo irresistibili. Vero? Volevamo vedere se la valigia era sempre sotto la tavola. Ciccio, chi hai rotto i bicchieri? Io no, e tu? E io nemmeno. E allora chi l'ha rotto?
Ma voi avete una forza terribile. Prima nel prenderli li avete frantumati. Mezzera. Ciccio, guarda. Non dovete scappare. Sarebbe come accusarvi di ciò che non avete commesso. Ma quello è il commissario Dupont. Sì, lo so. Ma il miglior sistema con la polizia è fare gli ignorri. Gli ignorri come se niente fosse. Credete a me. Vogliamo fare gli ignorri? E facciamo gli ignorri. Anzi, gli ignorantissimi. Buonasera, signori. Tutto bene? Non vi ricordate di me? No. Ignorri siamo. Sono il commissario Dupont, strano che non vi ricordiate. Non mi ricordo. Ma come via? Mi avete anche preso in giro. Non ricordate? Il commissario Dupont! Ora ricordo. Ecco. Beh, io chiedo scusa. Forse voi avrete piacere di restare soli in compagnia di queste deliziose fanciulle. Con permesso. Però è gentile e comprensivo. Uomo deciso. Arriva qui, si prende la sua pennacchia e se ne va. Monsieur? Hein? Parlez-vous français? Ya. Non, ya è tedesco. Ciccio, due lingue parlo. Scusé, metropè. Oui, metropè, scusé. Lavora qui un certo favoloso Mischa. Oui, monsieur, mais je ne sais pas s'il fait même le deuxième programme. S'il y est, vous verrez sur la scène. Cosa ha detto? Che non sa se lavorerà ancora. Ma se volete accertarvene, perché non lo cercate nei camerini? Tu pensi che sia meglio? Ma certamente, è meglio essere sicuri, no? Giusto, eh? La permissione. Vedere ti uccido! Direttore! Direttore di scena! Imbecille! Eccomi pronto! Entri! Ancora un incidente così? E io in questo locale non mi esibisco più, capito? Mai più! No, cara, lei è il nostro numero migliore, la nostra vedette. La prego, se qualcuno le ha mancato di rispetto, noi provvederemo. Tutta colpa della vostra pubblicità. Mettere in giro quelle chiacchiere sul mio irresistibile sex appeal. Ecco i risultati. Si ricordi, mio caro negriero, che se anche io mi esibisco per amore dell'arte in danze, diciamo, un po' espressive, sono una signora. E intendo essere trattata come una signora, capito? Esigo del rispetto, del rispetto! Ma certo, certo, cara. Imbecille mascalzone! Di chi parla, cara? Di quel maniaco che si fa passare per un parrucchiere. Tentava di prendersi delle libertà con me. Con me! Che sono una ragazza per bene che si guadagna la vita facendo la danza dello struzzo, capito? Dello struzzo! Dello struzzo? La prego, si calmi. D'ora in poi noi assumeremo soltanto personale di suo gradimento, va bene? Ma non ci abbandoni. La direzione si pregerà di mandarle dei fiori con le sue scuse. A proposito, avete chiamato quel massaggiatore raccomandato da Mischa? Mischa è un gentiluomo, è un uomo di mondo. E se lui dice che è serio e bravo, io gli credo. Allora, l'avete chiamato sì o no? Sì, cara. E non mi chiami cara? No, cara. Ha capito? Sa che io non vado in scena senza fare prima un massaggio per sciogliere i muscoli. Sì, è stato avvisato, cara. Ha detto che verrà qui a momenti, verrà con il suo aiutante. Comunque, prima che lei entri in scena. Sempre all'ultimo momento. Ma vado a telefonare, si muova, faccia qualche cosa. Pardon, lei è il direttore? Per l'appunto. Conosce il favoloso Mischa? Eh? Oh, finalmente, siete arrivati. Venite, venite. Ma dove andate? Fate presto. Siete attesi, accomodatevi, accomodatevi pure. Prego. Oh, ma
perché così in ritardo? È tanto che vi aspetto. Ho solo una mezz'ora di tempo e voglio un servizio completo. Misha mi ha parlato molto bene di voi e mi ha detto che lo avete sempre soddisfatto. Aspettate un momento, vengo subito. Levatevi le giacche intanto. Mettetevi in libertà, prego. Lavorate a quattro mani? Beh, non ha nessuna importanza, fate come vi pare. La crema che adopero abitualmente è sulla toilette. Che cosa aspettate? Da dove vogliamo cominciare? Mi raccomando, con molta energia. Muovetevi! Quando devo girarmi, ditemelo. Messie Misha, tocca a lei. Questi non sono massaggiatori, sono dei porci, dei farabutti, dei mascalzoni. Direttore, ma dov'è il direttore? Imbecille, imbecille! Il vostro Misha l'avete trovato? No. E non potevate domandare a qualcuno? Non ha lasciato nessun messaggio. Un massaggio trovammo. Sì, a schifeo feneo. Porta si aprì e fummo catapultate come due razzi ad una velocità pazzesca. Acetino, prego. Ma si pagano solo? No, offre la casa. Sì, c'è a Parigi, pure i sigari ci offrono. Ehi. Scusate, il fumo del sigaro ci disgusta. Ho sentito una ventata calda in testa, come se fosse qualcosa che asciuga i capelli. Il pon. Ah, il pon. Il pon. Ma è il pon. Il pon, è scritto il pon. Ignorante, anche Sofia Loren è scritto Sofia. Ma si dice Sofia. Ciccio, sai che ti dico? Sei un pezzo. Sono il vostro favoloso Misha. E come qui a intrattenervi da nuovo con i miei giochi. Ciccio. Certo, sono avuto davanti a me. La nostra valigia. L'oro della mano. Già i gran mufti. E siccome questa è mia serata di addio, vi ho riservato un gioco da me mai eseguito nei giorni scorsi.
per la prima volta mi vedrete usare la mia magica valigia. Fortuna che fino ad oggi non l'ho usata, sentiste? Sentì. Bisogna recuperarla. Vado a prenderla. E ti pare facile? Perché non ti alzi bello bello sotto gli occhi del commissario? Va lì e dice: signor Miscia, questa valigia è mia perché contiene questo, quello e quell'altro. Ci vuole un sistema più efficace. Io c'ho il sistema nervoso. Eh? Ciccio, mi è venuta un'idea brillante. Parla. Senti, tu chiami il commissario, io gli faccio una voce perito, lui si offende e se ne va. Sì, va a chiamare la guardia e ci sbatte dentro a tutte e due. Zitto! Madame, monsieur, io ho bisogno di vostra gentile collaborazione, partecipazione. Intendo dire che mi servirò di aiuto di qualcuno di pubblico. Favoloso Miscia, ti ricordi di noi? Ma sì, eravamo insieme sull'aereo e scambiamo la nostra valigia con la tua. Ridacci la valigia. E cosa ha fatto? Perché? Perché lei ha fatto questo? Mi sono soffiato nel naso. Mai visto un porcheria simile, mai, davanti a nessuna persona al mondo. Re, presidente, scià, marajà, nia, gran muftì. Impossibile ormai continuare questo gioco. Farò altro devi gioco. Sempre rovinare tutto. Perché che ho fatto? Anche per questo numero io ho bisogno della gentil partecipazione del pubblico. Per favore, vogliono venire due signori su palcoscenico? Veniamo noi! Oh no, ancora voi, oh no! Io darò tovaglia a questi due gentiluomini, no a lei no, sennò lei soffia sul naso. Ora lei mostri la tovaglia al pubblico e faccia vedere che non ci trucco. Nessun trucco, madame messie, davanti né di dietro né sopra né sotto. E mentre tutti osservano, io vado a preparare il mio esperimento. Capito? No. Cambia la valigia con quella di Miscia. Ah, la valigia. No, no, cambiala, capisci? Cambiala. Cambia la valigia! Sì, ce l'ho cambiata. Ed ora, madame, monsieur, assistirete alla più sensazionale sparizione di storia della magia. Io, in vostra presenza, andrò a gridare... al ladro, mia magica valigia! Riporta la valigia!
no, no. Vi dico che non c'è stato niente da fare. La polizia le sorveglia, non le perde di vista un istante. È stato impossibile impadronirsi della valigia e impossibile farle fuori. Si tirano dietro tutta la polizia di Parigi. Se non vogliamo averle tutte addosso, bisogna fermare quei due in tempo. Dovunque esse siano. Capito? Santissima. Avanti. Mamma Santissima. Avanti. Mamma Santissima. Mamma Santissima. Mamma Santissima. Insomma, si vuole lasciare in pace. Ma non vi lascerò andare con mia valigia, non vi mollerò. Io voglio mia valigia. Ma allora sei proprio un favoloso fesso. Quante volte ti devo dire che la tua valigia non si trova nel cassetto? Aprite mia valigia, aprite. Io non posso aprire la roba segretissima. Uè, andiamo, che è l'ora. C'è quella della valigia. Armatissimi sono. Voi conoscete? E come no, che facciamo? Restate dove siete! La polizia! Fermo, Pipì! Oh, ma come si sparano? Fermo davanti e dietro! Mio figlio, mio palizzo! Ma tu sei proprio bravo con questa palizza! Scappiamo! Ceccio! Sì, vai! Voglio mia valigia! Ah, ma sei veramente un favolosissimo pezzo! Fermo, questa valigia non la vedo fare, roba segretissima! Matto, lascia la valigia, lasciala! Io ti spacco la testa! Dammi la valigia! Troppo forte! Guarda, lascia, pezzo! Ma perché volere tutti mio valigia? La valigia, inseguiamo! Ci c'è la valigia, somigliare, inseguiamo! Sì, sì! Fermatemi! Valigia! Ah, ci resiamo con questa maledetta valigia! Mi avete salvato. Sì, è evidente. Oro! Pio! Lì c'era la vendetta! Mi avete salvato. Vi devo la vita e... ricordatevi che Fifi è potente! Ma non sei francese? No, sì che lo sono. Mi chiamano Fifi il marocchino, però io sono di Caltanissetta. Di Caltanissetta? Hai saluzzo peggio! Questo soprannome mi deriva dal fatto di essere proprietario di un locale notturno di tipo orientale. Che ne farete di questi?
Ora che i pesci grossi si sono eliminati con le loro stesse mani, risparmiandoci un sacco di fatica, penso che quei due possiamo anche lasciarli andare. In fondo non sono che due scemi. Piuttosto andiamo a prendere Fifì. Per quanto anche questa volta non riusciremo a tenerlo dentro più di due giorni, trova sempre la maniera di cavarsela. Don Pepe. Ah, dimmi, amico. È vero che ci terrete qui senza cacciarci via? È vero, Fifì non abbandona mai i suoi amici. E poi io ho questo locale e c'è posto per tutti. Questo ci fa piacere. Parliamoci chiaro, Don Fifì, ci dobbiamo confidare una cosa. Una cosa. Va bene. Sediamoci. Ascoltatemi. Noi abbiamo un impegno matrimoniale. Mm? Un impegno matrimoniale. Non capisco. Ci sono due ragazze. Che? Ah? No, due ragazze onestissime. Di quelle che non vanno nei night clubs. Due ragazze che se vengono all'albergo ci ammazzano de botte. Due ellebatissime, mi spiegai. Che spiegasti, e allora? E allora queste due ragazze ellebatissime, noi promessa di matrimonio ci facemmo. E non possiamo perdere la nostra faccia. Noi siamo due picciotte d'onore. Possiamo rederarci? Sì. Se le ragazze sono quelle che ho visto spesso con voi, vi potete riderare senz'altro. Anzi, è proprio meglio che vi riderate. Date retta a Fifì. Si chiamano Jacqueline e Clementine, vero? Sì, perché? Non vi risultano oneste. Onestissime sono. Fin troppo oneste. Sono della polizia, figli santissimi. Sono due agenti della Sûreté. Ciccio! Franco! Ci siamo fidanzati a due carabinieri! Io penso che qui potrei fare tutti i miei favolosi numeri. No. Io ti voglio bene. Perché se non era per la botta che mi daste sulla testa, sarei già all'inferno. Però tu nel mio locale devi fare solo il metro. E i tuoi favolosi numeri di prestigio li farai quando non ti pagano il conto, eh? È possibile avere un anticipo? Sì, ma poco. Cicciuzzo! Io qui ci rimango a vita, in Sicilia non ci ritorno mai più. Ma che dice, Don Calogero? Che me ne fotto di Don Calogero? Anzi, me la fai una cortesia, chiamalo. A chi? A Don Calogero. Don Calogero! Compare. Che c'è? Che strano, oggi mi sento fischiare le orecchie.